Buon pomeriggio a tutti. Ci tenevo a fare una precisazione rilacciandomi a quello che ha detto questa mattina Chiara. Il modello delle temperature, ovviamente, essendo a scala regionale e con una densità di dati che, come vedrete, non è eccezionale, non ha come obiettivo una puntualizzazione precisa delle sorgenti geotermiche, comunque delle anomalie. Se si vuole, ovviamente, andare scendere con il livello di accuratezza, cioè in questo caso salire, scusate, bisogna ovviamente aumentare i dati e. Perché vi farò vedere in questo caso il nostro workflow su che dati si è basato. Allora, questo è il workflow generale, io vi parlerò dei primi 6 blocchi e lascerò la parola a Fabio che vi mostrerà alcune mappe esempio di output. Quindi, in primis, i dati di input, con le iconcine vedete semplicemente schematizzati i software utilizzati. Come primo blocco, quindi, i dati di input, l'analisi e la validazione delle temperature di pozzo e lo sviluppo del nostro modello concettuale, cioè come costruire un modello in 3 dimensioni, delle temperature allacciandosi al modello, creato, geologico da ISPRA. Allora, in primis c'è stata ovviamente una raccolta dati, ci siamo basati esclusivamente sui pozzi per idrocarburi, perché ovviamente sono quelli che raggiungono le profondità maggiori e il nostro modello è basato su questo dato. Come raccolta dati ovviamente vedete i profili ENI, cioè quelli messi a disposizione, e raccolte tipo temperature sotterranee dell'AGIP e la Banca Nazionale dei Dati Geotermici. Quello che si è scritto qua sotto è un semplice riassunto di quello che viene fatto alle temperature di pozzo, ovvero le cosiddette bottom hole temperature. Una temperatura di pozzo deve essere corretta, nel senso la compagnia, in questo caso ENI AGIP, fornisce un valore corretto, ovviamente, che si dice anche statico. Noi però abbiamo preso anche appunto i valori non statici, quindi quelli non stabili, e li abbiamo ricorretti in maniera da fare poi un confronto statistico per avere una validazione del dato il più vero possibile. Come c'è scritto brevemente lì, il fango di perforazione che viene utilizzato durante la perforazione appunto del pozzo influenza in maniera molto importante la temperatura. Quindi, avendo a disposizione dati di tempo di circolazione del fango all'interno del pozzo e il tempo di stop che intercorre tra quando si è bloccato il fango in circolazione e l'acquisizione della temperatura, si possono adottare vari metodi di correzione. Il primo, scusate, questo ovviamente è il nostro dataset, che sono 34 pozzi utilizzati su 36 analizzati, alcuni erano un po' troppo esterni. Questi sono pozzi nei quali abbiamo più diverse misure di temperature perché ci sono servite, vedrete, per sviluppare il nostro modello. In primis, uno dei metodi più utilizzati a livello mondiale è il metodo di Horner, che è un metodo grafico, come vedete. Questo è un free web tool messo a disposizione da questo sito, dove semplicemente inserendo in questo grafico i valori di stop del fango, il valore di circolazione e il valore di temperatura alla stessa quota, ed ecco, faccio una piccola parentesi, questo è il piccolo problema del metodo di Horner, che è un po' esigente, nel senso che esige diverse misure di temperatura alla stessa profondità e non purtroppo. Purtroppo non tutti i pozzi possono fornire questa informazione. Comunque abbiamo corretto più del 50% dei pozzi con questo metodo. Un altro metodo utilizzato è il metodo proposto da Zuck 2005, utilizzato anche da Pasquale et al., che hanno studiato, sono un team di geofisici dell'Università di Genova che hanno fatto caratterizzazioni dei flussi di calore in pianura padana. Come vedete, questo permette di correggere il singolo valore della temperatura in pozzo, è un metodo un po' più complicato, però diciamo che è molto buono perché tiene in considerazione parametri quali la storia termica del pozzo, le caratteristiche petrotermiche delle rocce, quindi diffusività, conducibilità termica, e il raggio del pozzo, che come abbiamo visto in un'analisi di sensitività è un parametro che influenza molto la temperatura in pozzo. Poi invece per i pozzi per i quali non avevamo purtroppo il profilo, ma da vecchi cataloghi storici c'era la raccolta di temperatura, abbiamo utilizzato queste due formule appunto sviluppate da Pasquale nel 2008, tarate sull'area della pianura padana, dove c'è una parte per la, vedete qua, sudalpino e monoclinale mantovana, e questo Appenninic Buried Arc, cioè per l'arco appennino sepolto, e oltretutto un'ultima formula molto interessante che ci è servita molte volte per uscire dai guai, che ha sviluppato sempre gli stessi autori, che serve per praticamente ricalcolare il tempo di circolazione, non di stop, perché il tempo di stop deve essere per forza fornito, altrimenti la correzione non può avvenire.
Questo è un esempio di una correzione di pozzo, è un pozzo Concordia 1 nel Modenese, che è un pozzo nel database di OMOL, dove noi cosa abbiamo fatto? Qui vedete tutti i metodi di correzione confrontati tra loro, perché come potete vedere a volte c'è un po' di differenza, ovviamente un metodo può un po' variare rispetto all'altro. Allora cosa è stato fatto? È stata fatta un'analisi statistica, praticamente si fa un'analisi della varianza sulle misure, la cosiddetta ANOVA, e in base a questa viene calcolato l'ICC, cioè il coefficiente di correlazione intraclasse, che è praticamente un parametro che stabilisce il grado di accordo tra le misure. In questo caso le misure mostrano un grado di accordo eccellente, vedete 0,99 qua giù, gli statistici sopra 0,90 intendono un ottimo accordo. Questo è dovuto al fatto, facendo un po' di ricerca bibliografica, è dovuto ai bassi gradienti dell'area italiana, perché se si va in aree ad alto gradiente o aree dove si sussiste un vulcanismo, questi metodi di correzione o anche altri possono dare dei delta molto differenti fra di loro, mentre nell'area italiana, dove i gradienti purtroppo per noi, soprattutto in quest'area, sono molto più bassi, diciamo che c'è un accordo molto buono. Questa analisi è stata condotta su tutti i pozzi nei quali è stata possibile fare queste correzioni in toto e tutti presentano valori sopra lo 0,95. Passiamo dunque al modello concettuale. Allora, noi abbiamo queste serie di temperature, cioè che sono singole, cioè temperature a fondo pozzo che sono state acquisite durante le perforazioni in svariate zone e a svariate profondità, non sono sempre le stesse. Quindi, come si può costruire un qualcosa che possa parlare con il modello geologico? Ed ecco quello che ha prima anticipato Maesano, cioè il discorso dei loro quattro blocchi. L'abbiamo fatto anche noi per quanto riguarda la geotermia, ovvero abbiamo ipotizzato tre gradienti nell'area, questi qua che vedete schematizzati, K0, K1 e K2, due nel silico clastico e uno per la successione carbonatica. Qua avete i codici di quello che ha mostrato prima Francesco, degli orizzonti geologici. Perché due nel silico clastico? Beh, è il K0 che è molto importante, perché è la base del quaternario marino, una discordanza che si segue a livello molto regionale, e vedremo dopo in dettaglio che ad esempio nelle zone dei trust sepolti dell'arco appenninico, insomma zona Ferrara, è molto importante questo gradiente. Ovviamente il nostro modello si basa su un trasporto di calore conduttivo, perché ci sono aree, abbiamo visto, problematiche, farò vedere un po' io e un po' meglio Fabio verso la fine, dove nella successione carbonatica non sono da escludersi moti convettivi di trasporto del calore. Questo però noi non l'abbiamo contemplato nel modello, ma vi mostrerò il perché. Quindi, adesso brevemente vi faccio vedere degli esempi di gradienti nell'area. Questi sono due pozzi, vedete qua sulla destra, il pozzo Malpaga, che è zona quindi sudalpino, e il pozzo Bosco Rosso. Come vedete mostrano dei gradienti molto lineari, bassi, perché raggiungiamo i 100 gradi sui 5.000 metri, quindi sono gradienti molto bassi, vedete lì già la differenza dei valori tra gradienti appunto KO0, 1 e 2. Spostiamoci invece nella zona di monoclinale, dove abbiamo il pozzo Rodigo, che praticamente difficilmente raggiunge i 60 gradi a 3.000 metri, si riesce a vedere, ecco qua, e poi dai 3.000 metri, quando inizia ad attraversare tutta la successione carbonatica, dal top scaglia fino ai calcari di Noriglio e così via, ha un gradiente nei carbonati bassissimo, in pratica in 2 km aumenta di poco più di 2 gradi, no scusate, poco più di 5 gradi, perché è 2,5 gradi al chilometro. Il pozzo Concordia invece fa già vedere un'altra cosa, ovvero quella che è la cosiddetta anomalia termica dell'arco ferrarese. Come notate è un gradiente non assolutamente lineare, che cresce molto molto rapidamente nei primi 1000 metri, al contrario negli altri più o meno, qua c'è tutta la successione silicoclastica miocenica, quindi parliamo praticamente di 2 km e oltre, ricresce molto piano, avanza sempre abbastanza lentamente nella successione carbonatica e ricresce molto più rapidamente nella silicoclastica sovrascorsa dalle scaglie tettoniche carbonatiche. Quindi adesso noi abbiamo parlato di gradienti. I gradienti vanno interpolati, cioè noi dobbiamo pensare di spalmare questi gradienti sull'intera area per poi creare un modello di un foglio Excel, in questo caso di calcolo, con i valori delle superfici geologiche in profondità fornite da ISPRA.
In pratica, questo è un esempio di interpolazione geostatistica di un gradiente e questo è uno dei punti cruciali del nostro modello. Abbiamo fatto tantissime prove, Francesco si ricorderà, di interpolazione di questi gradienti, perché abbiamo provato ad esempio a interpolarli per settori, mettendo delle barriere tra i vari, però i risultati non erano buoni, perché i gradienti si andavano, soprattutto sulle strutture, a disporre in delle maniere che non erano innaturali per quelle che è la diffusione del flusso di calore. Quindi l'unica... il nostro escamotage è stato quello comunque di creare di fare un'interpolazione attraverso il metodo dell'inverse distance weighting, che è un metodo che tiene esatto il valore sul punto, di utilizzare un'anisotropia per meglio assecondare l'orientamento delle strutture e quindi ricavare quella griglia di punti che vedete a destra col passo a 500, come vi parlava prima Maesano, che diciamo era il passo del dato passato da ENI. E in questa maniera, ottenendo questa griglia, abbiamo potuto risolvere alcuni problemi che si sono presentati con aree di clip che vedremo, vi farò vedere a breve. Quindi, come vedete, abbiamo questi 22.000 punti che per noi era fondamentale mantenessero sempre un point ID univoco, le coordinate x, y con il nostro sistema di riferimento e... quindi facendo tre interpolazioni, gradiente K0, K1, K2, ottenere tre griglie che poi vengono riunite in una sola, dove io ho tutte le informazioni, cioè point ID, coordinate e gradienti. Queste griglie, che poi alla fine era una sola, sono state passate a ISPRA e ISPRA ce le ha rimandate indietro con spalmate su questa griglia i valori di Z, di profondità, degli orizzonti di riferimento per i nostri gradienti, ovvero la base del quaternario marino e il top scaglia. Inoltre sono state mano a mano esportate da ISPRA sempre verso di noi le superfici dei top formazionali ritenute dei potenziali riservoir geotermici, cito la Gonfolite, il Cerniano, la Maiolica, comunque dopo vedremo alcuni esempi. Ora c'è uno schema, uno sketch abbastanza da asilo, però mi serve per farvi spiegare come è stato impostato il modello di calcolo in Excel. In pratica, lì vedete una schematizzazione molto stupida del sottosuolo padano, dove qua potete immaginare l'arco di Cavone e qua la monoclinale. In pratica il modello funziona in Excel con le cosiddette formule logiche. Ipotizzando un taglio a 500 metri dalla superficie, lui, a seconda delle superfici in Z passate da ISPRA che andrà a incontrare, calcolerà la temperatura in base a se incontra un'area con gradiente K1 o un'area con gradiente K0. Alla stessa maniera, un taglio più profondo, non è ovviamente in scala, in questa zona calcolerà con K1, qua con K2 e qua di nuovo con K1 e qua addirittura con K0. Quindi ci sono tagli dove il modello mi va a calcolare un taglio appunto che è rettilineo con il mix di più gradienti, perché non si sa che orizzonte geologico lui incontri. Alla stessa maniera è stato fatto per il top, ad esempio, di un orizzonte geologico quale il top Maiolica. Ad esempio sappiamo che la Maiolica, trovandosi al di sotto della scaglia, è nel gradiente K2. Quindi il modello mi calcola la temperatura fino al top scaglia, però manca quella quota parte, che è questa, che viene praticamente sottratta, perché lui mi va a calcolare il top scaglia e gli aggiunge quella parte di K2 che è il top maiolica. In pratica io sottraggo la Z della maiolica, cioè sottraggo la maiolica alla scaglia, ottengo quella differenza che non so in quel punto lì, è 300 metri, quindi mi calcola il top scaglia più 300 metri di K2 e ottengo la temperatura al top maiolica. Questo è stato adottato, diciamo, per tutti i top formazionali, anche negli altri gradienti, ad esempio Gonfolite, Cerniano, Pliocene e così via. Ecco, arriviamo a un punto fondamentale che ci siamo scontrati durante lo sviluppo del modello, che sono le aree con anomalie. Allora, una delle prime aree e poi importanti dal punto di vista geotermico è l'arco sepolto dell'Appennino. In questo sketch vedete questa linea sismica, qua vedete la traccia e qua quattro pozzi che verranno mostrati in seguito. Qua ce ne sono due già proiettati, sono il pozzo Camposanto che si trova in area di sinclinale più a sud dell'arco e il pozzo Bignardi che si trova proprio sull'arco. Ecco, già qua vedete l'importanza del gradiente K0, quello che, diciamo, perché ne abbiamo messi due nel silico clastico. Vedete proprio la differenza geometrica tra i corpi. Questa unconformity e questi invece sono i terreni del Messiniano e del Pliocene, che sono del Pliocene inferiore in questo caso, che sono strutturati, creano un'anomalia termica nei primi 500-1000 metri molto importante in questa zona.
mentre sotto vediamo di nuovo comparire il gradiente K2, perché attraversiamo il top scaglia. Se noi vediamo questa cosa con i pozzi, ora voi vedete in alto due pozzi che sono presenti sull'arco, cioè il pozzo Concordia e il pozzo Bignardi, mentre sotto due pozzi che sono nella zona disinforme, cioè il pozzo Camposanto e il pozzo Crevalcore. Balza subito all'occhio quella che è il punto dei 60 gradi, ovvero il pozzo Concordia e il pozzo Bignardi mi mostrano 60 gradi già a 800 metri circa, 755 per il Bignardi, vado a memoria. Il pozzo Camposanto e il pozzo Crevalcore mostrano una cosa ben differente, cioè per il pozzo Crevalcore per raggiungere i 60 gradi dobbiamo andare a 3000 metri e vedete in quanto poco spazio c'è questa differenza termica. Ed ecco il problema appunto di interpolare valori di temperatura esatti. Se io avessi interpolato spazialmente i 60 gradi senza tener conto delle strutture, in questo caso avrei preso veramente dei granchi. Ma il granchio lo prendo anche col modello concettuale nostro, ecco perché viene fatto un'area di clip, cerco di spiegarmi. Come vedete, questo gradiente K1 di 15 gradi per chilometro parte dalla base del QM, vedete là? Sì, si vede la freccia, fino al top scaglia. È molto lo spessore, si parla di quasi 2 chilometri. Andando a fare il gradiente tra questa temperatura e questa temperatura, questo ginocchio lo vado a perdere, perché il calcolo mi normalizza un po' in quell'area. Quindi io vado a perdere questa informazione qua del 60 gradi, questo punto, che invece è molto importante per quell'area. Quindi cosa è stato fatto? È stato ricalcolato un gradiente K1 fino a 1000 metri più o meno, per gli output più superficiali, cioè fin dove avevamo quel dato certo lì. Nel pozzo Concordia, ad esempio, è di 36,5 gradi, calcolando quel 60 gradi 800 metri. La stessa cosa è stata fatta per il pozzo Bignardi, ma anche per tutti gli altri posti che avevamo nel database che sussistono sull'arco strutturale di Cavone, come vedete sotto. Quindi, dalla griglia che sapevamo, che vi ho mostrato prima, sono stati estrapolati una serie di punti, quelli lì, è stata fatta un'area di clip proprio, dove è stato ricalcolato questo gradiente K1 per gli output geotermici più superficiali, quindi il taglio a 500 metri, il taglio a 1000 o l'isoterma a 60, perché come avete visto i 60 gradi si raggiungono nei primi 700-800 metri, e praticamente sono stati reinseriti nella griglia totale mediante una query in Access. Per quello vi dicevo che per noi il point ID è molto importante, che sia sempre lui, perché in questa maniera possiamo sostituire dei punti in una maniera abbastanza semplice. Come mai, come vedete, si ferma qua l'area? Qua c'è un lineamento molto importante, si vede anche dal modello geologico di Ispra, ma soprattutto i pozzi di quest'area, tipo il pozzo San Giovanni, ci fanno vedere che l'anomalia scompare. In quella zona, infatti, il Pliocene inferiore non è strutturato come nella zona di arco, è più profondo, infatti c'è già il Pliocene medio, cosa che sull'arco di Cavone è stato eroso. E quindi, per trovare questi famosi 60 gradi, dobbiamo già scendere a 1900-2000 metri. E tutta una serie di pozzi che si trova sull'arco andando verso sud-ovest, Pozzo Ravizza, Pozzo Bagnolo in Piano, mostrano la stessa situazione. Quindi questo ci ha lasciato sicuri nel praticamente fare quest'area di clip per magnificare questa anomalia solo sull'arco di Cavone. Un'altra area con l'anomalia che vi dicevo prima, che vi faccio vedere per chiudere questa prima parte, è la monoclinale. La monoclinale è caratterizzata da gradienti molto bassi, ma anche da altri tipi di problemi. Guardate il Pozzo Bovolone. Il Pozzo Bovolone, che è il pozzo più a est, diciamo, dell'area geomol, e oltretutto l'area est è un po' sfortunata perché non ci sono dati di temperatura utili al nostro modello, ci sono veramente pochi pozzi, alcuni addirittura senza misure termiche, mostra un'inversione del gradiente, come vedete, e siamo all'interno già della maiolica, quindi della successione carbonatica. Il Pozzo Rodigo, un po' più distante, mostra quello che vi ho già fatto vedere in precedenza, un gradiente veramente basso all'interno della successione carbonatica. Poi vabbè, c'è questa inversione, però come vedete qua il pozzo è andato a intaccare gli ultimi 400-500 metri, le vulcaniti triassiche, quindi insomma anche quella misura lì, diciamo che bisogna tenerla buona fino a questo punto qua, che siamo sui 4800 metri. Anche in questo caso abbiamo fatto un ragionamento geologico basato appunto anche appunto sul modello ed è stato deciso di fare anche in questo caso un'area di clip dove il gradiente K1 viene praticamente prolungato fino al top maiolica, intendendo la scaglia comunque una successione carbonatica più impermeabile. L'abbiamo esportato, prolungato fino al top maiolica in maniera da permetterci sicuramente
il calcolo al top della maiolica, perché come avete visto e già anticipato in precedenza, questo è un output geotermico. Però, come volevo farvi vedere solo questo qua, mi sono dimenticato, il Pozzo Bovolone raggiunge a malapena i 45-46 gradi, quindi quest'area qua per noi è un'area di grande incertezza, perché non ci sono dati, gli unici che ci sono presentano temperature veramente modeste, e quindi non ci ha permesso di avere confidenza buona, intendiamoci, per estrapolare temperature più profonde. Ecco quindi che io lascio la parola a Fabio per la parte relativa agli output e vi farà vedere qualche esempio appunto di mappa. Sì, questo che facciamo vedere adesso praticamente è un rapido excursus degli output finali del modello delle temperature. E questo ad esempio è la profondità dell'isoterma a 60 gradi, quindi qui vedete praticamente in scale di colori, partendo appunto dal colore blu alle profondità maggiori per arrivare al colore marrone con le profondità minori, dove si incontra la temperatura di 60 gradi. Vedete subito ad esempio come balza all'occhio l'anomalia che è presente sull'arco delle pieghe ferraresi. Poi ci sono chiaramente anomalie un po' più blande anche in certi settori del sud alpino. Andando avanti con questo sketch di mappa, che poi vedrete che comunque è molto interessante perché fa vedere e uno riesce ad apprezzare un po' anche di quella che è l'evoluzione, tra virgolette, termica o paleotermica che si è succeduta all'interno di quest'area pilota. Questa è la profondità dell'isoterma a 100 gradi. Ad esempio, sull'isoterma a 100 gradi vedete già come sostanzialmente l'anomalia che noi vedevamo sull'arco delle pieghe ferraresi in pratica scompare o comunque è molto meno evidente, mentre diventa più preponderante per quanto riguarda la parte del settore sudalpino. Poi vedremo, cercheremo quantomeno di spiegare con parole semplici anche il perché. Mi sbaglio sempre col tasto, per un problema di coordinamento. Allora, poi l'altro è l'ultima, è la profondità dell'isoterma a 150 gradi. A 150 gradi, praticamente anche in questo caso, quelle che vengono fuori, tenendo conto che il calcolo a 150 gradi comunque è quello anche con le maggiori, tra virgolette, incertezze, perché chiaramente non avevamo pozzi che fisicamente raggiungevano quelle temperature, ma come vedete è stato fatto tutto il possibile per poter estrapolare fino a una certa profondità le temperature. Chiaramente noi nel modello avevamo 150 gradi anche perché quelli di, diciamo, i tedeschi o comunque dall'altra parte hanno temperature ben più alte, ben più consistenti e quindi abbiamo dovuto dare anche questo output, anche se secondo noi comunque i più significativi e le informazioni più importanti sono relative ai 60 e ai 100 gradi per quanto riguarda il modello. Vedete anche che ci sono delle aree non modellate, nel senso che facendo una valutazione tra la bontà del modello delle temperature legata al modello geologico, si è deciso in certe zone di non restituire proprio per mancanza di dati, diciamo. Ecco, andando avanti, questo è un'altra, quindi vedrete tutta una serie di mappe tematiche, secondo me comunque hanno già un certo interesse, perché comunque per quanto potevamo, chiaramente noi ad oggi non abbiamo usato, come avete visto, pozzi superficiali, perché sarebbe stato un lavoro diciamo che oltretutto esulava da quelli che erano i veri scopi del modello, andare a fare profili termometrici o diciamo indagare pozzi più superficiali, e ci avrebbe dato informazioni molto relative alle prime centinaia di metri. Questa ad esempio è una temperatura alla profondità di 500 metri sotto la superficie. Questo è un output molto interessante, perché si vede come a 500 metri noi abbiamo, vedete anche la quantità di pozzi analizzati, 45-50 gradi di temperatura, per arrivare poi ai 20-25 gradi nelle zone appunto poi più, in questo caso più bacinali o comunque più prossime alle zone di affioramento, ad esempio come nella parte più a nord dell'area pilota. Normalmente comunque vedete che i gradienti, diciamo, quando non siamo in presenza di strutture particolari, sono relativamente blandi, cioè ci aspettiamo temperature dell'ordine dei 20, tra i 20 e i 30 gradi entro i primi 500 metri di profondità, mentre quest'area diventa ad esempio un'area che è
a livello geotermico comunque molto interessante. Continuo. Allora, questo ad esempio è sempre la stessa mappa con al taglio 500 metri viene intercettato anche quello che è una potenziale unità geotermica, che in questo caso, adesso non mi ricordo bene qui dalla leggenda, queste è la formazione delle sabbie di Asti. Quindi, ad esempio, se noi dovessimo leggere questa mappa, noi abbiamo sostanzialmente le temperature e abbiamo anche un limite fisico che delimita un corpo grossolano, che è stato possibile mappare nel sottosuolo, da corpi più fini. Quindi chiaramente se uno, anche a livello applicativo, dovesse avere un interesse, anche più svariato interesse, diciamo, di sfruttamento o comunque di lettura di queste carte, queste carte, diciamo, permettono di arrivare comunque fino a un certo dettaglio di conoscenza. Questo ad esempio è l'altro taglio, temperatura alla profondità di 1000 metri sotto la superficie, vedete come questa anomalia rimane, quindi non commento molto se non dire che qui l'anomalia raggiunge 65-70 gradi, mentre siamo su valori di 30-40 gradi per quanto riguarda 30-35 per quanto riguarda la maggior parte dell'area. Queste sono sempre unità geotermiche intercettate, quindi lo stesso discorso che facevo precedentemente, però alla profondità di 1000 metri. Andando avanti, questi sono i 2000 metri, quindi adesso qui scorro abbastanza velocemente per, insomma, cercare di, quantomeno, ormai avete capito che i colori più, diciamo, sull'azzurro e sul blu riguardano temperature più basse e quelli arancioni e marroni temperature più elevate. Qui, ecco, un aspetto interessante che qui, se notate, guardate il dettaglio sull'arco ferrarese, passando da 1000 a 2000 metri, la temperatura che noi abbiamo riscontrato nei pozzi, che poi abbiamo elaborato basandoci sul modello geologico, sostanzialmente varia di pochissimo, varia solo di qualche grado. E questo vedremo che poi è più che altro imputabile a motivi di tipo geologico-strutturale. Quindi tra i 1000 e i 2000 metri in questo caso cambia poco, invece prende sempre più, diciamo così, più evidenza un'anomalia che riguarda il bacino sudalpino. Questo è il taglio a 3000 metri, vedete ad esempio come andando da diciamo così, quote più superficiali, man mano verso quote più profonde, si nota ad esempio come cambiano, no? certe anomalie, certe zone. Vedete che prende sempre più, diciamo, corpo questo tipo di anomalia rispetto a quella presente sulle pieghe ferraresi. Questi sono i corpi intercettati. Questo è un ultimo taglio a 5000 metri di profondità che, ad esempio, continua a far vedere questo trend, cioè un aumento di anomalia, anche se qui, ribadisco, a 5000 metri il grado di incertezza è sicuramente maggiore, però quantomeno si vede come, ad esempio, il differenziale in profondità tra la zona delle pieghe ferraresi e il bacino è praticamente inesistente o comunque molto blando, mentre qui l'anomalia prende, insomma, inizia ad avere un suo differenziale significativo. Questi, ecco, sono sempre i corpi. In questo caso invece a 5000 metri, come anche mi sono dimenticato di dirlo prima, a 2000 o 3000, in certi casi invece di tagliare degli orizzonti grossolani, silicoclastici, ghiaie, sabbie e quant'altro, sono stati intercettati dei corpi di tipo carbonatico, quindi unità come la maiolica o comunque la successione carbonatica, unità come la formazione dei calcari di Noriglio. Quindi vedete che in questa zona, ad esempio a 5000 metri, noi abbiamo una mappa che qui ci restituisce le temperature attese e anche zone dove potenzialmente esistono potenziali target a livello geotermico, perché hanno le proprietà, diciamo, petrofisiche per poter essere sfruttate. Queste ad esempio sono altre mappe tematiche, adesso qui cercherò magari comunque di andare un po' più veloce, però queste sono ad esempio temperature al top, cioè al tetto di una superficie grossolana, quindi vedete che qui non c'è tutta l'area pilota, c'è solo un settore di area pilota, qui siamo tra Mantova, soprattutto nel settore del Mantovano, dove è stata calcolata praticamente la temperatura al top di un'unità pliocenica grossolana. In questo caso varia da circa i 30 fino a circa 90-95 gradi, praticamente con le bande di colore, e poi avete le isobate, cioè le profondità del tetto di questa superficie.
Andiamo avanti su queste superfici, su queste unità, chiaramente sono state fatte, visto che comunque ce n'era la possibilità ed è un ulteriore output, in base alle temperature incontrate è stata fatta praticamente una differenziazione sulle classi di utilizzo, quindi vedete che ci saranno aree più vocate a un utilizzo di tipo termico o diretto o tramite pompe di calore, ci saranno aree che inizieranno ad avere un potenziale utilizzo anche a scopo elettrico o comunque a scopo di raffrescamento, ad esempio con pompe di calore ad assorbimento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi poi vedrete che queste mappe tematiche, chiaramente che saranno rese disponibili, hanno anche una classificazione di questo tipo. Stessa cosa è stata fatta, ad esempio, secondo me, un target importante sulla formazione delle ghiaie di Cerniano, che hanno sicuramente una buona permeabilità e quindi anche una buona potenzialità geotermica, anche qui è stata fatta una differenziazione sulle classi di utilizzo. Andiamo ancora più giù, ecco, questa è una delle mappe che diciamo comprende quasi tutta l'area pilota, perché diciamo è il target, è il top della maiolica, quindi del il primo target carbonatico, e praticamente qui vedete, ad esempio, come andando dalla zona di monoclinale partiamo da temperature, come aveva fatto vedere Giulio prima, relativamente basse, intorno ai 40, 45, 50 gradi, per arrivare chiaramente a temperature, ma anche, ce lo dico, poi lo vedete anche dalle isobate, a profondità non economicamente sfruttabili, diciamo a temperatura anche dell'ordine dei 170-180 gradi. Però diciamo che queste sono quantomeno mappe d'output che, in base all'alta definizione del modello geologico, a tutta l'interpretazione fatta, più al modello, al workflow del modello di temperature, alla fine ci consentono di dare un prodotto, secondo noi, di un certo livello. Vedete che ad esempio sono state modellate anche le temperature al top delle scaglie tettoniche che andavano, diciamo così, a dislocare porzioni di successione carbonatica all'interno della dorsale ferrarese. Anche in questo caso vedete, qui sono state prese tutte le classi, perché si va dai 40-45 fino ai 170-180 gradi, le varie classi di utilizzo della geotermia, cioè potenziali, diciamo, scenari di sfruttamento della risorsa. Ecco, adesso per concludere volevo solo a quel punto ritornare sull'anomalia negativa o sul basso gradiente che si vedeva all'interno della successione carbonatica nelle zone di monoclinale, della monoclinale mantovana, facendo vedere questa, diciamo così, questa sezione sismica, che è una sezione che ha questo andamento, quindi che praticamente parte dalla monoclinale e prosegue verso le pieghe ferraresi. Questi sono pozzi proiettati nel settore di monoclinale e vi faccio vedere, se uno mette insieme tutta una serie di informazioni di tipo minerario, stratigrafico e di temperature, quale può essere una potenziale causa di questo basso gradiente diciamo all'interno della successione carbonatica. Vedete che a livello minerario sono state incontrate delle acque dolci a profondità notevoli, quindi all'interno della successione carbonatica, queste acque dolci praticamente passano ad acque ipersaline o comunque sicuramente salate, che sono di pertinenza del riempimento e della trasgressione miopliocenica, per poi ripassare chiaramente a un dominio ad acque dolci, che è quello relativo al quaternario continentale. Secondo noi una possibile causa, che chiaramente non è possibile ad oggi dire se è tutt'oggi così o se lo è stato nel breve passato geologico, è che chiaramente questa porzione di monoclinale, in qualche modo, chiaramente sappiamo che ad oggi va in affioramento e culmina con i Lessini, abbia avuto delle zone di ricarica che hanno permesso comunque uno spiazzamento, e probabilmente ancora tutt'oggi questo avviene, e anche una ricarica diretta della successione carbonatica, per cui noi abbiamo che in queste zone noi troviamo acqua dolce con temperature anche relativamente basse. Sappiamo di per certo che quando ci spostiamo verso le pieghe ferraresi, noi abbiamo dei pozzi in queste zone che hanno acque ipersaline.
Chiaramente, oltretutto, tenete conto che questi pozzi che noi vediamo oggi nelle pieghe ferraresi vanno a intaccare una successione che è stata traslata anche a livello orizzontale di diversi chilometri, quindi era ancora spostata più a sud. Quindi ci sono tutta una serie di evidenze che ci portano a, diciamo così, a dare anche un significato a questo tipo di anomalie. Un'ultima diapo che volevo farvi vedere invece era quella relativa alle anomalie geotermiche più superficiali. Qui abbiamo voluto rappresentare, ad esempio, con un primo taglio la temperatura a 500 metri sotto la superficie. Vedete sempre una sezione che praticamente va a culminare sull'alto della dorsale ferrarese e poi prosegue verso nord sulla monoclinale. Qui vedete come a 500 metri appunto c'è questa forte anomalia. Io vi ho, a livello esemplificativo, ho messo un taglio qui chiaramente a 500 millisecondi, diciamo che il rapporto può essere considerato quasi 1 a 1, e che fa vedere come in corrispondenza dell'alto proprio ci sia questa anomalia. Passando in veramente poco spazio nel bacino, praticamente l'anomalia scompare. Se noi facciamo lo stesso taglio a 1000 metri di profondità, sostanzialmente, visto che qui i corpi sono molto strutturati, vediamo sostanzialmente la stessa cosa, cioè questo tipo di differenziale lo notiamo ugualmente. Andando a profondità maggiori, qui ho provato a esemplificare chiaramente, qui ci vorrebbe la conversione in profondità, però questo era solo a livello proprio comunicativo, diciamo stando intorno ai 2000 millisecondi, quindi intorno a profondità ipotizzate intorno ai 3000 metri, noi vediamo che invece queste anomalie non sono più così marcate, come anche addirittura se noi arriviamo, come vi accennavo prima, ai 5000 metri di profondità, dove sostanzialmente queste anomalie vanno quasi a scomparire. Quindi questa, diciamo, comunque una schematizzazione di questo tipo era per far vedere come chiaramente queste anomalie geotermiche sono molto legate, secondo noi, proprio al tempo della strutturazione, quindi a quando la strutturazione è avvenuta e all'entità della dislocazione di questa strutturazione. Sostanzialmente questi corpi, che sono corpi che hanno delle volumetrie molto molto elevate, si portano dietro una loro storia paleotermica, e in questo caso sembra che appunto questa storia paleotermica chiaramente viene esplicitata anche con le temperature. Quindi questi corpi che prima erano a profondità ben maggiori, che sono poi stati tiltati e dislocati a profondità minori, hanno mantenuto una loro sostanziale anomalia geotermica. Vi dico così perché sostanzialmente, come diceva anche Giulio prima, in questa zona, ad esempio, mentre qui possiamo ipotizzare moti di tipo convettivo, perché abbiamo una potenziale ricarica e comunque abbiamo acque dolci a 3000-4000 metri di profondità, in questo settore non si può ipotizzare un moto convettivo all'interno di marne e comunque una successione che altro, sì, chiudo, praticamente impermeabile. Per cui diciamo l'unico motivo vero che può, diciamo, addurre a questa anomalia è probabilmente un motivo di tipo proprio strutturale. Ecco. Ok, grazie.